precedenti occasioni. Interrompiamo qua la valutazione, poi arriviamo alla conclusione, perché nel frattempo l'altra nostra inviata, Benedetta Bertini, si trova al comitato per Bersani. Benedetta, parola a te. Sì, ci saranno parlamentari, la Concia torna di sicuro. Buonasera Luca, buonasera a tutti. Sì, qui sono, mi trovo qui al comitato di Bersani. Non appena hanno chiuso i seggi alle 20, qui è iniziato, insomma, possiamo dire che c'è già un'atmosfera di festa. Hanno iniziato a mangiare dal salato al tiramisù, a bere. Sono in compagnia di Alessandra Moretti, portavoce di Bersani. Allora, Alessandra, innanzitutto vorrei partire da un dato, il dato quello relativo all'affluenza. Oltre 2 milioni e mezzo di persone, questa è la risposta del popolo di centrosinistra all'antipolitica, ve l'aspettavate? Io penso che sia davvero un momento di grande festa, della festa della democrazia. Il popolo di centrosinistra ha espresso con questa massiccia partecipazione la volontà di esserci, di voler partecipare, di voler scegliere con forza il candidato del prossimo governo che guiderà il paese e che sarà un governo di centrosinistra. Una risposta forte a Grillo che invece con le sue ultime dichiarazioni disprezza diciamo, queste primarie e la dice lunga sul concetto che lui ha di democrazia. In realtà noi invece diciamo con forza che queste primarie sono una grande opportunità per riavvicinare la gente alla buona politica. Ecco, abbiamo detto che ci sono state lunghe file seggi, anche oltre un'ora. Renzi ha denunciato il fatto, la scarsità dei seggi, insomma, un numero inadeguato. Voi che cosa volete rispondere? Noi rispondiamo ringraziando quei 100.000 volontari che invece hanno tenuto aperti i seggi, che hanno fatto uno sforzo straordinario e che hanno dato la possibilità a tutti di votare. Certo, qualche disagio si può anche subire, ma penso che sia insomma piccolo rispetto invece alla grande affluenza e al fatto che la gente invece è uscita di casa per andare ad esprimere un voto così importante. Voglio ricordare che per le votazioni di Obama in America c'è gente che ha fatto anche 4-5 ore di fila, quindi la democrazia ha un costo e credo che un po' di fatica faccia anche bene. Ecco, i primi instant poll dell'Istituto Piepoli danno Bersani al 44%, Renzi al 36%, dunque si profila, diciamo così, al momento un ballottaggio. Avete già pianificato, insomma, questa settimana in vista eventualmente del 2 dicembre, da dove partirete, su quali città, insomma, concentrerete la vostra azione? Ma noi siamo una squadra, ci metteremo subito al lavoro, pianificheremo certamente l'agenda, quindi saremo presenti in tutti quei territori dove c'è bisogno di dare anche insomma, forza e motivazione, ecco, senz'altro. Quindi già da stasera noi pianifichiamo quello che faremo la prossima settimana. Quanto in termini di affluenza può aver pagato in qualche modo il coraggio di Bersani di andare oltre lo statuto? Perché ricordiamo che in base allo statuto del Partito Democratico Bersani in qualità di segretario era già candidato, il candidato premier. Quanto ha pagato allora il suo coraggio di aprirsi? Ma io credo che sia stata un'intuizione molto, molto positiva. Il segretario ha capito che in un momento di grande scollamento tra politica e paese c'era bisogno di un atto appunto di coraggio e di grande generosità verso il Partito Democratico e verso il paese intero. Per cui ritengo che insomma, sarà premiata questa voglia insomma, di rimettersi in discussione e di chiedere una forte legittimazione popolare. Grazie ad Alessandra Moretti, portavoce di Bersani. Sicuramente, insomma, torneremo a disturbarla nelle prossime ore. Siamo qua volentieri, buonasera a tutti. Luca, al momento è tutto.